tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi mando, diciamo, alla serie del decluttering perché oggi parleremo di ombretti liquidi, quindi ombretti quelli in crema e liquidi. Ne ho un bel po'. Aiutatemi perché sono molto confusa in questo decluttering. Alcune cose mi fanno pena, alcune cose non so che fare. Quindi ditemi cosa ne pensate giù nei commenti, vi raccomando. E non so, guardate il video, poi in caso ne parliamo dopo. Guardate il video, poi noi ci parliamo dopo. Ciao. Andiamo con gli ombretti in crema, qui ne ho abbastanza e devo dire che mi piacciono tutti. Tolgo subito quelli di Natasha Denona, i Chrome Liquid Shadow, quindi sono i miei preferiti, quindi li tolgo perché li adoro. E posseggo anche quelli di Essence, di MAC. Questi sono ombretti liquidi, alcuni sono glitterati, altri no. Se volete un video ve li faccio. Questi sono i miei preferiti, quelli di MAC. Così li tolgo non, perché mi piacciono, ve lo dico già subito. Anche quelli di Astra e ci sono anche quelli di Stila che sono fantastici. Vabbè, questo ad esempio è solo glitter, vabbè, però mi piacciono tantissimo. Questo è di Stila sempre, questi sono utilizzatissimi, cioè utilizzatissimi, ma se vi dico utilizzatissimi vi dico utilizzatissimi. Li ho utilizzati, questo mi piace tantissimo sul rose gold, è stupendo. Oddio, questo lo devo finire, quindi lo tengo. Anche questo di Stila, se volete un video con tutti gli swatch ditemelo che ve lo faccio. Vedete, quelli di Stila forse sono quelli più utilizzati. Poi c'è anche di Astra. Vabbè, MAC, come vi ho detto, aspettate che questo un po' si deve un po' shakerare. Sono questi, vedete, molto molto belli, vi fanno un finish molto bello sull'occhio, cioè vedete, uno specchio, proprio uno specchio. Allora tolgo MAC, così sono più tranquilla. Che Stila, questo l'ho messo ad un non mi ricordo, comunione. L'unica cosa per quelli di Stila è che quando li mettete non chiudete subito l'occhio perché vi fa la pieghetta, invece dovete farlo asciugare, quindi dovete stare con l'occhio socchiuso. Ma sono fantastici. Poi altri di MAC, vi ripeto, se volete un video ve lo faccio. Poi abbiamo quelli di Essence, che sono quelli più vecchiotti, questi qua, e li metto di lato perché voglio vedere se con quelli di Astra ci avviciniamo come colore, in caso io quelli li tolgo e tengo questi. Questo è un eyeliner, sì, è un eyeliner di Nabla, questo lo metto di lato. Allora, poi ho questi qua di Urban Decay, che sono fantastici, cioè, guardate, questo lo dovete mettere, però ovviamente sono un po' grossi, non hanno né bisogno della colla né niente, perché sono appiccicosi e aderiscono benissimo all'occhio, sono fantastici, quindi questi tre li tengo. Poi Wycon, ho questo qui Diamond Dust, molto bello, questo è il colore, molto molto bello, il colore è questo. Poi ho, e lo tengo ovviamente, un altro Diamond Dust, questo è più rosato, il colore è questo, bello anche questo, e lo tengo. Poi ho il Matte Film. Questo è, se volete un colore neutro sull'occhio, questo mascara e vai, perché dopo un pochettino si secca, quindi va bene. Poi, sempre di Wycon, il Diamond Dust, questo qui è un po' più rosato, lo metto qua. Ecco, questo no, non mi piace, questo effetto un po' troppo rosa non mi piace, quindi lo metto di lato. Poi
Ho questo qui di Too Faced, molto molto bello, questo è il colore, è un topper, molto bello, vedete? Glitter, belli, quindi lo tengo. Poi ho due di, aspettate che tolgo questa ciotolina e metto questo. Ho due di Huda Beauty che stanno per finire perché le ho utilizzate, quindi li metto nelle cose da finire e poi li cestino. Poi ho questi due di Elf. Di Elf sono? Sì, questi due di Elf. Ancora prodotto ce n'è, ma li cestino. Vabbè, li cestino sia questo. Che questo qui, rosellino, di cestino. Questo qui di Wycon, che l'ho utilizzato per un evento bellissimo. Mi hanno fatto tutti i complimenti per il make-up che avevo fatto. Ed è questo qui. Poi abbiamo detto che abbiamo questi qua. Ah, ho questi due di Beauty Bay. Vi faccio vedere le colorazioni. Uno è questo, vedete? Un po' simile a quello di Wycon, vedete? Questo molto simile. E poi questo con il rosa. Eh sì, va bene, questo rosa sì, è più tenue, non è come quello che è molto sgargiante. Adesso tolgo gli swatch e vediamo le comparazioni e vediamo quale tengo e quale no. Allora, ho questi tre di XX Revolution, mi piacciono tutte e tre, ve li faccio vedere, ma devo dire che hanno un'ottima pigmentazione. Questo trovate sempre i video di questi prodotti, cioè ditemi se non hanno un'ottima pigmentazione. E l'ultimo è questo. Sono stupendi tutti e tre, mi piacciono tutti e tre ovviamente. Poi di Astra ho questi sei che mi piacciono tutti, devo essere sincera, mi piacciono tutti e non so quale scegliere. Di Essence ho questo che è quello roll-on, vedete? È ottimo anche come per utilizzarlo, ma non lo utilizzo quindi lo regalo. Come vi ho detto, di Astra mi piacciono tutti e credo di non toglierne nemmeno uno. Sincera, ve lo dico. Quelli di Essence, alcuni li ho tolto anche il pennellino perché li ho utilizzati diversamente. Cioè, vedete, non lo so se si vede la scrivenza di alcuni di questi. Di questi gli ho tolto il pennellino perché era secco, vedete, gli ho tolto il pennellino, ma il prodotto all'interno è buono, quindi il pennellino gliel'ho staccato. Guardate la pigmentazione di questo, è argento. E quindi gli ho tolto anche la custodia qui, e quindi questi li tengo, sia questi di Essence che questi qua di Astra. Quelli di Essence che sono più vecchiotti li metterò assieme a quelli di Huda e li utilizzerò più frequentemente, così li posso anche cestinare. Quindi, per quanto riguarda abbiamo due nei diciamo cestinati, li butterò ovviamente questi qui di Elf, quindi questi due li butterò e questi due li regalerò. E tutto il resto ovviamente lo terrò. Questi sono gli ombretti, quelli liquidi. Allora, arriviamo agli ombretti in crema. Questi sono tutti quelli che io posseggo. Ovviamente toglierò quelli, sono ombretti in crema e in polvere qui dentro. Toglierò quelli che ho comprato di recente e vedrò quello da smaltire. I più recenti sono questi qui di Colourpop, sono quelli in crema, quindi questi li tengo. Poi tengo questo di Natasha Denona, questo colore è molto molto bello, quindi questo lo tengo. Poi tengo questo qui di Niloufar per Wycon perché mi sono trovata benissimo, lo sto utilizzando e quindi lo tengo. Lo smaltirò fra un paio d'anni. Poi
Poi, questo ad esempio sono delle di Wycon, sono quelli Cavial. Sincera, l'ho utilizzato un paio di volte, ma mi secca il fatto di schiacciare tutto, quindi questo lo regalerò o lo venderò, chi lo sa. Finiamo questo lato. Oddio, facciamo questo, non lo so, facciamo questo, 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 questo. Allora, vi faccio vedere quelli di MAC che posseggo. Uno è questo e gli altri dove sono? Uno è qua e l'altro di MAC. Dov'è? Che non vorrei che messo qui il laterale perché è quello che sto utilizzando e non lo vedo. Comunque ne dovrei avere un altro di MAC che non vedo qui. Ne dovrei avere un altro di MAC, ma non lo trovo, non lo sto vedendo, saranno che gli occhi vanno al contrario. Comunque, ho questi due, uno è questo qui che è il Cream Color Base nella colorazione Shell e mi piace tantissimo, lo utilizzo. E l'altro è Pen Pot di MAC che si chiama Painterly. Uno è questo che lo sto utilizzando anche se sono le pareti staccate, non vi preoccupate, lo sto utilizzando benissimo. Non voglio che vi preoccupate. E l'altro è nella colorazione viola e non lo sto trovando in questo momento perché l'ho utilizzato un paio di giorni fa. Un paio di giorni fa l'ho utilizzato, ma non so dov'è. Comunque, questi li tengo. Poi l'ultimo arrivato di Kiko, ovvio che lo tengo, ed è questo. Vediamo se riesco a posizionarlo bene. Ed è questo. Poi andiamo con questo, no, questi sono i glitter, vabbè, ve li faccio vedere, la polvere libera, queste qui in polvere libera, non faccio il video perché io questi non li tolgo, anzi li metto direttamente nel loro cassetto, che è questo, ve lo faccio vedere, ve ne faccio vedere uno, aspettate perché devo spostare le cose per farvelo vedere, questi li metto qua. Allora, vi faccio vedere, questi sono tutti gli ombretti di Neve Cosmetics, sono tutti quelli in polvere, ci sono sia gli ombretti che i blush e cipre. Questi ovviamente non li tolgo, li ho messi qui a portata di mano così li posso utilizzare più velocemente. In polvere libera ovviamente non hanno una scadenza diciamo così grande perché essendo in polvere lo potete riutilizzare. Quindi questi non si toccano. Poi andiamo avanti. Allora, poi abbiamo questi di Pupa, abbiamo questi colori bellissimi, questi li tengo, sia questi così che anche questi li tengo. Mi piacciono tantissimo quelli della Pupa e quindi li tengo. Poi, per quanto riguarda della Maybelline, ovviamente anche se sono passati un paio d'anni, è vero sì, un paio d'anni, hanno un'ottima scrivenza e quindi questi li tengo. Ve l'ho detto, è difficile che cestino qualcosa perché questi hanno la solita scrivenza, quindi è inutile cestinarli. Questo è Eternal Black. L'unica cosa li devo mettere, guardate che bello, l'unica cosa li devo mettere qui a portata di mano. Infatti, questa cassettiera che era messa di fronte a me verrà messa sotto il mio tavolo perché c'è una mensola. Li metterò sotto il mio tavolo e metterò tutti là, così li posso utilizzare. Cioè, vedete che colori pazzeschi, pazzeschi e spettacolari. Oddio, farveli vedere tutti è un'impresa. Vedete? Sono uno più bello dell'altro, veramente. Quindi, vabbè, li lascio qua. Sì, cadono a terra, li lascio qua. Forse questo azzurrino, che è quello che forse forse mi piace di meno. Guardate, è nuovo ancora, però non l'ho nemmeno utilizzato. No, vabbè, li lascio qua e li utilizzerò. Poi faremo un video dove anche su Instagram vi metterò dei tag dove faremo tipo, che so, li conterò e vi dirò scegliete tipo da 1 fino a 10, voi scegliete diciamo quello che devo utilizzare di più velocemente. Abbiamo altri di Kiko, questi qui in polvere, quindi questo lo metterò in questo lato della scrivania dove ci sono tutti gli altri in polvere. Un altro di Kiko, questo mi piace tantissimo. Questo qui ha un bellissimo colore, molto molto bello.
Comunque, vi ripeto, questi sono quelli che io preferisco. Guardate, questo è quello con la bombetta. Mi piacciono, quindi è inutile dirvi di cestinare qualcosa. Questo è sempre di Kiko ed è quello in polvere. Questo lo devo utilizzare, ad esempio, mi piaceva. Poi cosa vi faccio vedere? Questi altri sono sempre di Kiko, questo è tutto Kiko. Poi invece da questo lato abbiamo tutti quelli in crema per quanto riguarda, ricordatemi, Colourpop. Quindi anche questi li utilizzo. Di Maybelline Tattoo ho gli ultimi. Ah, vedete dov'è MAC? Questo è l'altro Stormy Pink ed è quello che utilizzo tantissimo. Vedete la conca? Lo amo, anche se vi faccio vedere, anche se è staccato, vedete che è staccato, lo stesso funziona, cioè lo sto smaltendo. Infatti questi li tengo proprio nelle cose da smaltire. Poi abbiamo questi che sono quelli della Maybelline, fantastici, veramente fantastici, nero bellissimo, scrive anche all'interno dell'occhio, anche questi colori scrivono all'interno dell'occhio, sono fantastici, come sono fantastici anche quelli di Nabla. A me scrivono ancora, quindi che dirvi? Io da questo cassetto è difficile da che cestino qualcosa, forse questo, ma questo anch'esso mi piace, quindi no, da questo cassetto cerco di non cestinare niente perché mi piacciono tanto. C'erano altre cose, se non mi sbaglio, no, di questo soltanto questi qua, ok. Questi li sistemo e poi li metterò sotto così li avrò a portata di mano perché vi ripeto, questi sono fantastici, mi piacciono tutti. Poi se volete un video ve lo faccio di tutti i miei ombretti in crema. E poi vi volevo dire, se l'ombretto in crema non vi scrive, acquistate il Duraline di NYX, mettete alcune gocce e vi scriverà alla perfezione. Io l'ho provato, l'ho utilizzato e mi sono trovata benissimo. Guardate che blu stupendo, bellissimo. Comunque, se volete un video ve lo faccio, ok? Ciao. Bene ragazzi, questo era il video per quanto riguarda gli ombretti in crema e in stick, quindi gli ombretti liquidi. Qui ho messo la mia serie di ombretti, proprio gli ombretti, quelli in crema e liquidi. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, se avete da consigliarmi qualche cosa, perché a me piacciono. Io ho lasciato quelli che non scrivevano, li ho riprovati e alcuni li ho buttati. Quindi ditemi ovviamente cosa ne pensate. Scrivetemi nei commenti, vi raccomando, vi guardo tutti. Quelli che toglierò, già l'ho detto se non mi sbaglio nel video, ma ve lo ripeto, li metterò su Vinted, ovviamente disinfettati e tutti, quindi è tutto. Quindi se volete acquistarli trovate il Vinted. Per quanto riguarda invece la serie del decluttering, qui sopra nelle schede troverete la playlist, perché farò direttamente la playlist, visto che diciamo come video è abbastanza lungo e ce ne sono tanti. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va, ha detto Chloe, noi ci vediamo più tardi, ok? No, se vi va ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, Chloe, ciao ciao!